Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi è sabato. Scusate la mia faccia, mi sono appena svegliata, ma volevo fare questa intro. Allora, oggi la prima cosa che devo fare è fare la pizza, perché stasera viene un mio amico e quindi voglio fare la pizza fatta in casa. Mentre ieri sera ho già preparato, vedete, questa crostata, che è la sua preferita. Praticamente sopra poi metto, questa è una semplice crostata con burro, uova, non è fit. Poi sopra metto la crema pasticcera, sopra la frutta e poi la gelatina, proprio una torta. E poi appunto faccio la pizza, quindi ho già preparato le teglie, tutte le cose, mi metto qui a fare la pizza. Però prima devo fare colazione e scusate. Ho questa avena, faccio vedere, questa avena che sta cadendo per terra oltretutto. Praticamente sono fiocchi di avena con uno scoop di proteine e yogurt greco. Ah, scusate, latte di mandorla, poi yogurt greco e scaglie di cioccolato. Di cioccolato me le sogno e scaglie di cocco sopra. Vedete qui sopra. Fatemi carburare. Ho già bevuto il caffè qui e adesso vi faccio vedere come impasto io la pizza. Prima faccio un attimo colazione. Ecco, vi faccio vedere tutti gli ingredienti che servono. Prima cosa il lievito. Io utilizzo questo che l'ho comprato in Italia quando sono venuta in Italia. Mia mamma me lo prende sempre. Mastro fornaio, cioè secondo me viene benissimo con questo, viene bella, viene croccante fuori e bella lievitata dentro, bella alta. Lievito, un pizzico di sale, faccio la pizza normale, quindi olio, farina e tutto, perché quando mangio fit per me va bene, ma quando viene qualcuno, sapete, non voglio che cose insipide o cose. Quindi farina, qua ci ho messo dentro questa e un po' d'acqua. Allora, prima cosa da fare è sciogliere un lievito nell'acqua. Ok. Mischiamo. Non è una videoricetta, perché non so le dosi, vado a occhio io. Quindi mischio tutto. Ok. Poi mettiamo da parte, prendo una ciotola, metto dentro la farina. Allora, questa potrei dirvi. Questo è 1 chilo, quindi boh, 1 chilo è qualcosa. Comunque le dosi variano in base anche al tipo di farina. Ecco, io quando faccio la pizza la faccio sempre con la farina così. Appunto la faccio in morte di papa. Un po' di sale, mischiamo bene col sale. Ok, poi fate un buco al centro. Mettiamo il lievito e un filo d'olio. Mettiamo un cucchiaio. Ok. Acqua ancora. Allora, quando viene una pallina vi riaccendo, se no stiamo qua mezz'ora. Ok, quando vedete che non è troppo umida, ma nemmeno troppo asciutta, allora potete iniziare a impastare con le mani.
Non deve essere dura, deve essere bella morbida, ma asciutta, non deve appiccicarsi troppo alle mani. Vedete? Non è che mi si appiccica tutta la pasta. Ok. Quando avete fatto una pallina sul piano di lavoro bello pulito, mettete tutta questa questo impasto. Iniziate a lavorarlo con le mani. Con forza. Allora, adesso io la faccio già direttamente due teglie, cioè la spiano già. Ok, adesso la spiano. Io la pizza, quando la faccio sempre originale, diciamo, perché c'è una pizza, cioè voglio togliermi la soddisfazione della pizza, quindi non mi interessano quelle basi, insomma, di pizza fake, perché tanto una pizza può rientrare benissimo nei macronutrienti della vostra settimana, non è che state mangiando chissà cosa. Mettiamo un po' di farina per aiutarci a non farla appiccicare al piano. Lo so che non andrebbe usato il mattarello. Cioè, io sono ancora col pigiama, sì, ok. Sono le 9, perché ho un po' di cose da fare, quindi sono svegliata presto. Ho già messo una lavatrice a fare. Dopo vi porto giù con me, vado a prenderla, perché ovviamente non ho la lavatrice in casa. Qui a Londra, nei piccoli appartamenti, non ci sta la lavatrice, quindi c'è un locale apposta per lavatrice, asciugatrice. Ok, prendo la mia teglia e metto la pizza dentro. La pizza. Ok. Sistematela un pochino con le mani. Ok. Adesso questa la copriamo con uno strofinaccio e la mettiamo nel forno. Spento, ovviamente, spento. Adesso vi voglio raccontare una cosa che ho fatto io una volta. Ho detto di specificare il forno spento. Sapete cosa ho fatto io una volta? Allora, ho fatto la pizza come vi sto facendo vedere. Poi l'ho messa nella teglia, l'ho coperta, l'ho messa nel forno e ho acceso il forno. Quindi praticamente dopo un po' mi sono accorta che a tipo 200 gradi, bruciato tutto, le teglie, tutti gli strofinacci che c'erano sopra erano tutti appiccicati, insomma, un disastro, un disastro. Quindi mi raccomando, non accendete il forno. Ok, vi mostro gli ingredienti che utilizzo per fare il sugo, insomma. Allora, utilizzo questa passata, un cucchiaino di olio, e questo lo lascio tutto il giorno nel frigo così, due spicchi di aglio, un pizzico di sale che ho dimenticato di prendere, poi questo origano, che vado molto orgogliosa del mio origano. Questo è origano pugliese, me l'ha preso mia mamma. Mamma mia, un profumo. Cioè, l'origano pugliese sulla pizza fa la differenza. Prendiamo la passata di pomodoro, mettiamo qui dentro. Non mi serve tutta, quindi. Poi aglio, poi lo togliete l'aglio, eh? Dopo stasera, quando metto il sugo sulla pizza, tolgo l'aglio, è solo per insaporirlo. Mia nonna faceva così, infatti il suo sughetto ancora me lo ricordo, fa la differenza l'aglio, è come l'origano pugliese, insomma. Allora, mischiate un pochino, poi un pochino di origano. Io lo adoro, quindi abbondo. E poi lo metto anche sulla pizza prima di infornarla. Mischio un po'.
proprio un filo di olio. Io utilizzo questo che trovo qui al supermercato. Non costa poco, costa 6 sterline o 7 questa bottiglia. Comunque mi sembra migliore degli altri. Questo è olio greco. Allora, mettiamo un cucchiaino di olio. Ok. Mischiamo, che profumo. Adesso mettiamo su un foglio di pellicola. Ok, e mettiamo in frigo. Andiamo a prendere i panni. Vi faccio vedere. Allora, dobbiamo scendere tutte le scale. Qui c'è l'aspirapolvere che possono usare tutti. Ok, e lì il locale lavanderia. Ok. Allora, quella è l'asciugatrice. Questa è la lavatrice. Mancano 3 minuti, ok? Aspettiamo 2 minuti. Quello è il sugo per far andare fuori l'aria della asciugatrice. Io mi metto qua il calorifero bello caldo. Sapete, ci ho messo un bel po' di mesi per accettare il fatto di dover lavare dove lavano tutti. Adesso buttiamo la lavatrice. Eccomi, allora mi sono sistemata, fatta i capelli un po' meglio di come. Qua c'è. Ah no, pensavo fosse aperto l'armadio. Comunque sono pronta, come vedete, con i miei pantaloni, il mio reggiseno sportivo, perché sto andando, come vi ho detto, a fare compere alla Nike in centro. Voglio vedere cosa c'è. Mi serve un pantalone e una maglietta a maniche lunghe. E quindi voglio avere il mio reggiseno. Perché li ho tutti più o meno di questo modello, insomma, e mi trovo bene perché con i loro reggiseni non mi trovo molto bene e quindi non voglio provarlo con un reggiseno che trovo in negozio. Non so se mi sono spiegata comunque. E quindi andiamo ora. Eccomi fuori. Guardate che bel cielo. Oggi si sta benissimo qui. Cioè si sta benissimo, il tempo è bellissimo, però fa freddissimo. Siamo arrivati, ora vi faccio vedere. Non andremo, cioè non andrò a fare giri perché è un delirio qua il weekend, tutti i turisti. Però io sono venuta per questo negozio e appunto andrò in questo negozio. Come vi ho detto, il mio preferito. Eccoci nel camerino, vi provo insieme a voi vestiti. Così fate vedere i vostri muscoli che fischiano, guardate com'è. Questi sono belli, ma questa mica. Cioè, guardate. Aspettate, adesso vi faccio vedere. Allora, questa è la maglietta che vi ho fatto vedere prima. Cioè, ed è carinissima, guardate come scappa, come si dice? Colpisce il corpo. Cioè, è spettacolare. Vedete? Ok, ora vi faccio vedere la parte sotto, guardate, questi sono tutti trasparenti, vedete? Guardate cosa ho appena combinato. Cioè mi è caduto il mio coso e mi sa che si è anche rotto, è uscita tutta l'acqua dappertutto, spero non si sia rotto. Vabbè. Questo è l'altro. Grazie.
dice spot proof. Così così. Un po' troppo forte per me. Questi sono posti lì. Dai che ce la faccio. Sono andata alla Nike, ho preso i pantaloni. Poi quando arriviamo a casa, io e voi, ve li mostro. E adesso sto andando al Tesco che c'è vicino a casa mia, che è grande, perché appunto devo prendere, ballerà un po' questo flip, devo prendere delle cose, una spesina per... non so se farò la spesa grande, perché comunque mi sono portato lo zaino, come vedete. E vediamo, sicuro per stasera, perché viene questo mio amico, come vi ho detto, e quindi mi serve la frutta da mettere sulla torta. Questo scappottato, guardate, oh. Cioè ci sono 3 gradi, vabbè. Comunque a Londra sono tutti pazzi. E adesso, dicevo, mi serve la frutta da mettere sulla torta e poi qualcosa, non ho ancora pranzato, quindi vediamo. Magari faccio il petto di pollo così velocemente con delle verdurine, vediamo. Sono le 3:15. Sono stata 1 ora e mezza dentro la Nike. Eccomi, sono tornata dalla spesa, ho preso mezzo pollo al banco della rosticceria e poi un'insalatina. Adesso mangio e poi faccio vedere cosa ho comprato. Eccomi a casa, voglio mostrarvi quello che ho preso alla Nike. 2 pantaloni ho preso alla fine. La maglietta è bellissima, quella maglietta, andatela, se anche a voi piacciono cose sportive, andatela a vedere. È quella che vi ho fatto vedere dietro con incrociata, insomma, però non mi convinceva il fatto che fosse così corta, però ci penso, voglio pensarci, costava 35, insomma non è poco per una maglietta, quindi voglio pensarci bene, tanto non scappa. Ho preso pantaloni semplici, lo basic, nero, semplice con il segno della Nike qui. Questi sono quelli in cotone, io mi trovo benissimo, e costa 21,95 sterline. Io mi trovo benissimo, fanno un sedere bellissimo. Poi ho preso un altro pantalone, questo qui, vedete, calza come l'altro, è sempre di cotone, però sembra poco più leggero fatto così, qui la base è così. Poi appena me lo metto farò una foto, lo faccio vedere su Instagram, che è più solo come faccio la crostata. Adesso mettiamo qui tutta la crema. Ok, la torta è stata fatta. E ho cambiato idea, non metto la gelatina perché tanto andrà mangiata subito questa sera, quindi niente gelatina. Ciao a tutti, oggi è domenica, il giorno seguente al quale ho girato i video. Volevo salutarvi e già che ci sono vi faccio vedere 2 cosine che ho preso. Sono andata da TK Maxx questa mattina perché mi serviva uno shampoo. Ho preso shampoo e il balsamo della stessa linea. Io non la conoscevo questa marca, Natura Es Tonica Bio, e 98,2% degli ingredienti vi fa, costava 2,99, quindi il prezzo super. Cioè i prodotti sono questi 2, il conditioner e lo shampoo. Poi ho preso questa spazzolina da Primark,
che ho già provato, ma secondo me tira un po' i capelli. Non mi ha soddisfatto. So che la Tangle Teaser, quella originale, funziona. Mia sorella ce la dice che si trova bene, quindi una sterlina, ma non ve la consiglio. Cioè, se è così che funziona, a me non piace. Basta. Poi ho preso, se vi interessa, un bel broccolo, non da Primark, da Sainsbury, che era di fianco, per la mia settimana, perché sto cucinando i pranzi della settimana. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un like, fatemi sapere cosa ne pensate delle cose che ho provato alla Nike e di quella maglietta che vorrei comprarmi, perché ci ho pensato. Fatemi sapere cosa ne pensate di quella maglietta, perché mi è piaciuta tantissimo, però non mi convinceva il fatto che fosse così crop, così corta, quindi non lo so, costava 34 o 35 sterline. Cosa ne pensate? Fatemi sapere nei commenti. Seguitemi anche su Instagram, il mio nick è, ve lo lascio qui, Elisabetta133. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, se non siete iscritti al mio canale attivate la campanella, così sarete i primissimi a vedere i miei video. Ci vediamo prestissimo, ciao!